Parlavamo allora di questo Luca, no? Questo Luca che è una persona davvero di cuore, davvero di... Non so neanche come definirlo, una persona veramente altruista, amichevole. Però fermo lì, pensa, voleva fare l'attore, si era iscritto a medicina, era un ragazzo che frequentava il Forno Corbelli. E allora sì, insomma, cercare lavoro, poi se non sì, ha fatto un paio di... lavorato, diceva di aver lavorato a Milano da Armani, poi in un negozio a Reggio, poi l'hanno ripreso qualche anno fa, sempre nello stesso posto, insomma, però ha un curriculum assolutamente scarno. Scritto a medicina, aveva dato anche esami, però sì, al di là della laurea, ma poi se non... Mi spiace perché... non è che si butta via quest'uomo, non parliamo di ragazzo, quest'uomo, è un peccato, è un peccato. E d'altra parte, insomma, in questi casi... il contributo che si ha dalla famiglia può essere determinante. Raccontavo, io stesso posso non lavorare, però è alienante. Alienante, oltre che umiliante, poi per carità. Anzi, adesso devo concentrarmi su situazioni, poi posso anche cercare sponsor, non mica è proibito, però insomma. E allora dicevamo di questo ragazzo, leggevo un pezzo che mi ha colpito un anno, no, un paio d'anni fa, 1 milione di persone circa in Italia che non lavorano e neanche cercano più lavoro. Adesso c'è un incrocio a forza dell'ordine. Siamo tra l'altro dimenticati di... non so nemmeno io che fare, nel senso che sto cercando magari, non so dove gavassa, a parte che ho perso tutto, ma non vorrei rifare, riassaporare i posti dove sono già stato in abbondanza e contemporaneamente dovrei anche magari cercare di andare a dormire. Ecco, siamo in via Cide De Gasperi, magari qua in zona troviamo da rifare. Sì, bravi questi di Crazy Club, Alberto Bisi. Sono simpatici, un po' così, una voce singolare. Chiamarci allo 02 25 15 15 e parlare del vostro dispetto della giornata. Su, che avete in mente un dispetto Mi della hanno giornata? chiusato Che prima bello, su avete RTL studiato? 102.5, mi hanno tagliato per... Boh. Vi faccio chiamare Chiaretta, E avrei perché voluto avete un raccontare i tono dispettucci a mia molto moglie. dispettosa quando qualcuno mi provoca. Ecco. Dice, ha fatto questo esempio, dice: ho spedito in una busta gli slip di Beppe, con il quale ho avuto una storia, solo che lui continua ancora con la sua ragazza. Ecco, dove l'ha spedita sta busta? E la busta, si vede che ha spedito, magari lui, non so, credo, magari ha dimenticato gli slip a casa sua, non so, sono visti qualche volta, e cosa ha fatto? Ha preso gli slip e li ha messi dentro questa busta e li ha spediti a casa di questo Beppe. Ah, sono arrivata? Il problema è che Beppe non è da solo. Chi l'ha presa questa busta? Dispetto questo. No, chissà chi l'ha presa. Chiaretta, Chiaretta. Facci sapere chi l'ha presa, dai, la diamo così. Va bene. Antonio, ho detto che non ci sono Ce problemi. Sì, si può aspettare quando ha finito di sgonfiare le gomme. n'è? No, ma non è il... Allora, Non sto trovando quel forno che cercavo. la radio, cioè La radio, la radio, la radio, la radio! Ce ne aspetti qua, Antonio, Per fare due chiacchiere con te. No, vuol fare solo due chiacchiere con te. Tira fuori il petto anche tu, no, io mi tiro fuori adesso, il petto non lo tiri fuori. Perché Antonio, guarda che se gli gira mena, Ah sì? Ti beh. ho paura ora. Ho capito io. Anch'io che dico, poi ti do una mano. Ma sarò scemo, no? Anch'io? Sono simpatici, ma insomma, un'ironia un pizzico anche forzata. Alberto Bisi, Leo è il regista, RTL 102.5, Crazy Club. Il crazy a me piace, ma alle volte è un crazy, un po' troppo crazy per i miei gusti. Crazy, come io dico,
là? Sì. Forse. Unipolsai. E la violazione della privacy? E allora avrei voluto raccontare molto di più, ma insomma, tempi ristretti. Il molestatore seriale. Qua ci devono essere due forni. No, sì. Ah no, una è una pescheria e l'altro è un forno. Ma non sono. Noi sapete che raccontiamo chi lavora di notte. Questo è un supermercatino. Ma c'è la gelateria Panarea, vedete? Panarea, gelateria siciliana, ma si chiamava, prima non si chiamava Panarea, si chiamava Panema, no? Panarea si chiamava, ma Panama, adesso si chiama Panarea, ha cambiato leggermente, Panama, Panarea, dobbiamo fare un salto, panetteria Papagnocca, vedete, sì, chissà se... Dubito, però non si sa mai. Chissà. E allora, prima di andare alla maison, la maison. Chissà se si sentono